Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale L'Armadio delle Vanità. Video di oggi, video di un argomento molto particolare. Vorrei parlarvi di alimentazione. Parliamo di alimentazione, di un alimento in particolare che sto utilizzando in questo periodo. Parliamo del riso basmati. Allora, intanto è un alimento poco conosciuto come tipologia di riso. Impariamo oggi in questo video grosso modo ad usarlo per quello che è il mio uso personale. È un tipo di riso di facile reperibilità, abbastanza economico e soprattutto se non ci si formalizza sulla marca. Ora, quello che io oggi vi mostrerò, perché è quello che sto utilizzando, ovviamente è di marca, semplicemente perché mi è capitato di trovarlo in offerta, tutto qua, ma solitamente prendo ovunque ci sia riso basmati in offerta. Assolutamente non mi formalizzo sulle marche, lo sapete. In particolare questo della Scotti. Come vedete la confezione è già aperta e lateralmente è graduato. In questo modo io so la proporzione che devo utilizzare. Questo che sto utilizzando in questo periodo è davvero ottimo, ma ripeto, utilizzo qualunque tipo di riso basmati trovi in commercio purché sia in offerta, quindi non vi formalizzate sulle marche perché davvero non ce n'è motivo. Il riso basmati è ricco di tantissime proprietà, utilissimo, soprattutto se si è a dieta oppure in prossimità dell'estate, quando a tutti interessa perdere qualche chetto. Oppure ancora, dopo le feste, per rimettersi in forma, per tenersi in forma. Parliamo quindi di questo riso basmati. Sono stata curiosa di assaggiarlo da sempre, perché ho sempre sentito parlare, ma non ho mai avuto occasione di provarlo. Quando cucinava mia madre, si usava il classico riso che si comprava ovunque, quindi credo che la tipologia fosse riso Roma, reperibile in qualunque negozio, anche al mulino. All'epoca c'erano i mulini dove si poteva acquistare questo fantomatico riso e quindi era il riso più comune che ci fosse in commercio. Il riso basmati non è un riso molto versatile, a dir la verità. Non serve per tante pietanze. Io personalmente lo uso prevalentemente per creare dei contorni. In commercio troviamo diversi tipi e diversi prezzi di riso basmati. La peculiarità principale di questo riso è che cuoce subito, cuoce nell'arco di 10-12 minuti, a volte anche 9, a seconda del marchio che si utilizza. E conoscere un alimento, cercare di capire da dove viene, ci aiuta a cuocerlo bene. È importante sapere, conoscere la provenienza per capire, proprio per una questione di cultura, dell'alimento stesso. Perché ricordiamoci, è assolutamente importante, che il cibo è cultura. E poi anche è importante per una questione proprio di tradizione culinaria, per cercare di capire in che modo è possibile realizzare dei piatti utilizzando degli alimenti semplici. In questo modo sarà più facile trovare delle ricette che ci permettano di realizzare dei piatti adatti alle nostre esigenze in modo semplice, assolutamente e velocissimamente, perché oggi siamo tutti di corsa. Quindi è importantissimo cercare di capire in che modo realizzare questi piatti. Il riso basmati è coltivato all'origine in India e in Pakistan, quindi è un prodotto tipico di quelle parti. Ma di recente sono realizzate delle innumerevoli risaie anche negli Stati Uniti. Se in modo un po' più ampio, ormai questa tipologia di riso si coltiva più o meno ovunque. Ha un indice glicemico assai basso, quasi la metà rispetto al normale riso e di conseguenza è consigliato in alcune diete a basso contenuto di zuccheri. Anche se vuoi mantenere un'alimentazione sana e leggera, basta davvero poco per fare una buona porzione di riso. Se provi a confrontare cucinando una porzione di riso, classico riso Roma che abbiamo detto prima, ad una porzione di riso basmati,
ti accorgerai immediatamente della differenza, intanto del senso di sazietà, intanto della proporzione che hanno queste due tipologie di riso. Anzi, aggiungerei una diversità nella digeribilità di queste due tipologie di riso. Infatti, io ho scoperto il riso basmati proprio per questo motivo. Proprio perché cercando di correggere un'alimentazione sbagliata, mi sono accorta che non riuscivo a digerire un semplice piatto di riso Roma, riso classico, che non scuoce, semplicemente con un filo d'olio. Era diventato impossibile digerire un piattino di riso con del semplice olio all'interno. Mi sono chiesta come mai. Questo mi ha fatto pensare che ci fosse qualcosa che non andava, cosa che in realtà invece non succede con il riso basmati. Infatti, utilizzo il riso basmati come contorno o come accompagnamento, magari ad una porzione di pesce al sale, di pesce al cartoccio, oppure a delle verdure grigliate, oppure a delle verdure cotte al vapore, con qualunque cosa voi vogliate, a volte anche come piatto unico, sotto forma di insalata di riso, fatta comunque appunto con delle verdure che sono altrettanto digeribili. È assolutamente un valido sostituto della pasta e del pane, tant'è vero che in India rappresenta proprio un sostituto del pane, quindi in India si può dire che non usano il pane. Perché questa tipologia di riso, non avendo dell'amido, non addensa al contatto con l'acqua. Per questo motivo non è adatto per realizzare i risotti, proprio perché non si crea quella cremina che noi tanto amiamo quando prepariamo il risotto ai funghi o il risotto con i gamberetti, qualunque tipologia di risotto. Non si può fare perché non contiene l'amido, di conseguenza non è realizzabile una pietanza di riso a base di piatti di riso con questa tipologia di riso. Nelle ricette con il riso basmati, soprattutto le insalate, possiamo anche non mettere l'olio. Perché? Perché i chicchi, che non contengono amido tra loro, di conseguenza non si attaccano. È proprio per questo motivo, quello che vi ho detto prima, non hanno amido, quindi non si attaccano. Esistono centinaia di ricette che ci permettono di utilizzare questo riso per realizzare dei piatti magnifici. Riesco a conservarlo in frigo per 1 o 2 giorni massimo. Ma solitamente lo cuocio al momento, quindi difficilmente rimangono porzioni di riso da conservare in frigo, che è anche meglio. Ok, arriviamo a come cucinarlo, a come prepararlo. Due metodi. Metodo classico per chi è sempre di fretta. Molta acqua, sale, riso, cottura, scolare, mangiare. Semplicissimo. Metodo sbrigativo apparentemente. Facile e veloce, ma dà una caratteristica importante: i chicchi si spezzano. Il risultato di questa cottura è diciamo discreto, ma non perfetto. Secondo metodo: se provi a farlo come ti spiego, mi ringrazierai di avertelo fatto scoprire perché è davvero facile. Sono importanti le proporzioni. Sappiamo già che contiene poco amido questo riso, di conseguenza, se ti interessa togliergli quel po' che gli è rimasto, basta semplicemente sciacquarlo all'inizio prima di metterlo in ammollo. Misurane una tazza. Io utilizzo come metro di misura la tazza, una tazza da cappuccino o comunque qualunque contenitore graduato che ti faciliti l'operazione. Misura con lo stesso contenitore 2 proporzioni di acqua. Mo' ti faccio un esempio: 100 grammi di riso, 200 grammi di acqua. Ecco qua, in questo modo sarà più facile. Tienilo in ammollo per 15-20 minuti finché non rassetti casa, finché non apparecchi. 15 minuti passano assolutamente veloce. Poi butta tutto così com'è direttamente in pentola. Accendi il fuoco, fai cuocere e aggiungi un pizzico di sale. Molto importante ricordarsi che anche il riso, quando si spegne l'acqua, continua a cuocere, come tutte le pietanze che noi
cuciniamo, come la pasta, come qualunque cosa. Quindi è molto importante scolare il riso e bloccarne la cottura, passandolo semplicemente sotto l'acqua corrente. Penso di essere stata chiara. Ma proprio pizzichino, io a volte non vi nascondo che non lo metto proprio il sale, però insomma, se voi lo gradite potete anche metterlo, non tantissimo. L'importante è ricordarsi che per il riso, quando si spegne l'acqua, la cottura comunque continua. Come per il riso, vale per tutti i cibi, anche quando facciamo la pasta, anche quando facciamo altri tipi di pietanze. Quindi è molto importante bloccare la cottura. Come? Appena scolate il riso, passatelo sotto l'acqua corrente. La cottura si bloccherà immediatamente. Ricordatevi di spegnere il fuoco qualche minuto prima rispetto ai 10-12 minuti. Mettendo il coperchio, la cottura continuerà per quei 2 minuti in modo da permettervi poi di andarla a scolare e sistemarlo nel migliore dei modi all'interno del vostro piatto. Come vi ho spiegato all'inizio, questo tipo di riso non può essere utilizzato per tantissime pietanze, ma ha davvero una varietà innumerevole di sfaccettature per cui poterlo utilizzare. Basta semplicemente aromatizzarlo in fase di preparazione, vale a dire all'interno dell'acqua di cottura che voi mettete direttamente nella pentola quando lo state preparando, potete aggiungere direttamente una ciotolina di succo di limone o un limone intero spremuto, oppure direttamente dei pezzettini di zenzero, oppure tutte le spezie che vi piacciono, o la noce moscata, i chiodi di garofano, la cannella, basilico, prezzemolo, tutto ciò di cui andate più golosi, ecco. Io solitamente aromatizzo con limone, erba cipollina e un po' di prezzemolo o di basilico. È importante anche ricordare l'origine di questo piatto. Il riso basmati con gli aromi è un piatto di origine orientale, di conseguenza la ricetta originale vuole l'utilizzo del coriandolo. Io sinceramente il coriandolo difficilmente riesco a reperirlo, però credo che il semplice prezzemolo vada bene comunque. Spero che il mio video ti sia piaciuto. Spero che tu lo abbia trovato interessante. Se è stato così, lascia un pollice in su, daresti a me e al mio canale un valido aiuto. Io ti saluto e al prossimo video.